Ciao amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Oggi ci sarà la nuova rubrica di Disabilmente in Cucina e prepareremo dei rustici per l'aperitivo. Seguite la ricetta. Ciao amici, siamo di nuovo qui per la rubrica Disabilmente in Cucina, sempre con il mio amico Adri, e come vi ho già preannunciato prepareremo dei rustici per un buon aperitivo. Seguite la ricetta! Per prima cosa bisogna foderare la leccarda con un foglio di carta forno. Ok ragazzi, la mia manualità, lo sapete, però ce l'abbiamo fatta. Ecco, anche lei ha la sua carta forno, come tutti saprete. Eccoci, ci siamo. Vai. Si srotola, facendo attenzione. E eccola qua. Scusate, ma sistemo un po' meglio. Eccola qua, pronta per essere lavorata. Ragazzi, adesso con un coppa pasta ho segnato la pasta sfoglia per avere i miei rustici. Da un foglio escono 10 cerchi, ma dobbiamo fare conto che uno è il fondo e l'altro è il coperchio, quindi ne escono in realtà 5. Coppa pasta, pressione con la mano. Poi tirate per vedere se è uscito il cerchio. Sì, ci siamo ragazzi. Fino a quando non fate tutto. Ora le forme sono pronte per essere riempite con la nostra farcia. Ho messo un attimo da parte la sfoglia per preparare, come vi dicevo, la farcia. Io ho scelto prosciutto cotto e sottilette, ma voi ovviamente scegliete a vostro gusto. E adesso iniziamo appunto a tagliare il prosciutto cotto. Io ho scelto di tagliare a quadratini, o almeno la forma dovrebbe essere quella, cercando di farli più piccoli possibili in modo che nei rustici non sbordino, che stiano bene. Poi ognuno sa come può farli. Dopo il prosciutto è il momento della sottiletta. Come ripeto, io ho scelto la sottiletta, ma voi potete scegliere qualsiasi altro tipo di formaggi. Ecco qua, ho ripreso la sfoglia, ho tolto la parte eccedente e adesso sto iniziando a riempire. Ok, il primo l'avevo già fatto, devo chiuderlo. Scusate, adesso mi devo avvicinare meglio. È una questione di equilibrio nel mio caso. Devo proprio appoggiarmi in modo che la mano sia ferma e libera per poter chiudere così. Aspettate. Magari non usciranno bellissime, però escono. Vediamo un po'.
Ecco, questa è la prima. Adesso continuiamo. Il prosciutto in mezzo, così, così, cercando di andare in mezzo in modo che non esca fuori, così. Adesso con la sottiletta, quando se il pezzo di formaggio è troppo alto, ovviamente schiacciamo un po' e lo mettiamo ai lati invece che sopra. Stesso procedimento, andando con i polpastrelli. Così, e così via via per tutti fino a che non li terminiamo. Se vogliamo rendere i nostri rustici un po' più carini, con i rebbi della forchetta andiamo a segnare un po' nei lati. È un modo anche per sigillare meglio. Io ci metto forse troppa forza, perché appoggiandomi con una mano sola non vorrei, non sono cose che si imparano facendo, a volte ci va troppo piano, a volte si va troppo forte, però piano piano. Ora spennelliamo con il rosso dell'uovo. Si continua, si spennella fino a fare tutti i nostri rustici. Ora i nostri rustici andranno in forno per 15 minuti fino a doratura a forno caldo già a 180. Ci rivediamo quando saranno pronti. Ciao! Ciao, io oggi non ho fatto niente, ho fatto tutto Margherita. Diciamo che ci ho provato, vediamo poi il risultato. Il risultato sarà buonissimo, perché li ho già visti in forno come sono. E quindi saranno carinissimi questi rustici. E dopo ci beviamo anche un bel bicchiere di birra insieme. Sì, sì. Che non è mai successo in realtà, eh. No. La birra proprio no, ancora no. Non ci manca. No. Solo no, solo calamari salati e fragoline qualche volta. No, i calamari salati. Ah, sì, no, che ho bevuto per 15 giorni. Sì, ma noi quando capita qualcosa noi c'è sempre cose particolari. Esatto. Aspetta che ha suonato, mi sembra. Vado a vedere un secondo. Va bene. Comunque. Il profumo è buono. Allora, sì, è buono il profumo. Allora, siamo in ritardo di una settimana, però abbiamo recuperato oggi, quindi questa ricetta è stata fatta il 25, che uscirà il 26, martedì, cioè oggi, perché l'abbiamo registrata prima, quindi poi la prossima sarà tra 2 settimane, esatto, più o meno. Dobbiamo ancora pensare che cosa, ma sarà tra 2 settimane. Esatto. Quindi, poi alla fine di questo video metterò il link che vi porterà alla prima ricetta che abbiamo fatto, la torta a 2 ingredienti. Così cercheremo di fare, diciamo, un piccolo menù. Man mano che andiamo avanti, abbiamo fatto il dolce, noi partiamo sempre da così. Ora siamo all'aperitivo, poi ci sarà l'antipasto, il primo, il secondo e basta, perché il dolce l'abbiamo già fatto. No, quindi, oppure facciamo il contrario. Esatto, e fateci sapere cosa ne pensate. Esatto. Ora le abbiamo sfornate, le impiattiamo e le assaggiamo. Salute! Salute! E noi ci mangiamo una pizzetta, no, una pizzetta, un rustico. Ora lo taglio a metà e lo assaggiamo. Assaggiamo? Assaggiamo. Mm.
bollente, ma è buono. Ottima. Può essere un aperitivo, come abbiamo detto, ma anche una merenda per bambini non è male. Vero. Allora, per chi non è sardo, questi sembrano le nostre pizzette, oppure assomigliano anche a quelle pugliesi. Pugliesi sono sì, quelle sì, cose. Ovviamente noi abbiamo cambiato il ripieno, però si possono fare col sugo, col e i tonno, capperi, col tonno, che piace. certo, si possono fare con l'acciuga, il cappero, il sugo. Allora, acciuga, cappero e sugo, sembrano quelle sarde, le pizzettine sarde, oppure anche solo sugo, oppure potete mettere un quadratino di mozzarella. Come abbiamo fatto noi con la sottiletta. Comunque, ragazzi, ne vale la pena. E come dico sempre, se ce l'ho fatta io, Ce la facciamo tutti. alla prossima! Ciao. Quindi, se questa ricetta vi è piaciuta, mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento qua giù. Metteteci qualche commento qua sotto. E se volete, sotto c'è un pulsante che si chiama Super Grazie. Se lo volete utilizzare, mi fate solo che piacere. Se non lo utilizzerete, va bene lo stesso. Quindi, ciao, alla prossima ricetta.